Mi chiamo Michel Murabito, lavoro in Google, sono un community manager. Diciamo, il mio lavoro è quello di supportare le community sul territorio, nello specifico i Google Developers Group, chi li conosce? Ok, siete abbastanza. Che sono delle community tecniche che trattano tecnologie Google, e i Women Tech Maker, che sono delle community il cui scopo è aumentare l'inclusività dei gruppi, con particolare riferimento al gender gap in ambito informatico, ma non solo. Qui trovate i miei contatti. L'applicazione, cioè la presentazione che facciamo oggi ha il titolo di Applicazioni Real Time con Polymer e Firebase. Quanti di voi sono sviluppatori web? Quanti di voi hanno utilizzato già Polymer? Quanti hanno già utilizzato Firebase? Ok. L'applicazione che andiamo a realizzare oggi è una to-do list. Classica to-do list, classica funzionalità: inserire nuovi task, leggere quelli attivi, marcare quelli completati, cancellare tutti quelli completati e così via. Il sistema con cui faremo questa presentazione è individuare un problema. E su questo, diciamo, trovare una soluzione, passando da, diciamo, l'idea fino a mettere la nostra applicazione online. Ok? Problema numero uno. Abbiamo già idea dell'applicazione che vogliamo realizzare. È una to-do list, sappiamo come funziona, sappiamo le funzionalità che vogliamo introdurre al suo interno, ma come molti degli sviluppatori, quando si inizia un nuovo progetto, ci ritroviamo a avere una pagina bianca e non sapere alcune volte da dove iniziare. Per far questo, iniziamo a vedere che cos'è Polymer. Allora, Polymer è una libreria JavaScript che permette di creare web components. Ok? La cosa importante è che Polymer appunto è una libreria, è JavaScript, quindi funziona su web, e diciamo, la utilizzeremo per costruire, diciamo, i nostri componenti utili a sviluppare l'applicazione che abbiamo visto prima. Chi non sa che cos'è un web components? Lo sapete tutti? Ok, più o meno sì. Facciamo un esempio rapidissimo. Ipotizziamo di voler sviluppare un menu con delle tab, ok? Nella maggior parte dei casi creo il codice, l'HTML, il CSS, tutto ciò che mi serve per realizzare diciamo, la lista di tab. Se voglio creare un nuovo progetto, posso prendere quel codice, ma ho necessità di fare molte modifiche, ok? Perché devo renderlo, diciamo, più adattabile alla nuova applicazione che voglio realizzare. Con i Web Components posso utilizzare, estendere l'HTML creando dei tag ad hoc per estendere le funzionalità che l'HTML mi mette a disposizione. Nello specifico, un esempio per risolvere quel problema è creare un tag che raggruppa il mio menu di tab e un tag per ogni tab. Ovviamente, spesso voglio cambiare la grafica, il CSS, fare piccole modifiche. Ovviamente tutto questo è pensato, cioè si può fare, non è che creo una cosa e la riutilizzerò così com'è per il resto diciamo, dell'utilizzo. Ok. Una cosa di cui vi voglio parlare è il Polymer Starter Kit. Polymer Starter Kit non è altro che un insieme di elementi già pronti e messi a disposizione per gli sviluppatori che vogliono utilizzarli. Sono ben fatti, quindi cioè, li prendete, li inserite nel vostro progetto e hanno le caratteristiche, diciamo, che vi aspettate che si abbiano. Ne trovate in molti tipi, ad esempio trovate degli elementi che vi permettono di gestire delle cose grafiche, oppure degli elementi che vi permettono di fare chiamate asincrone a un server. Ce n'è veramente tantissimi. Vi invito eventualmente post presentazione ad andare a vedere che cosa c'è. Nella presentazione ne utilizzeremo qualcuno, ok?
Polymer Starter Kit ci mette a disposizione altre caratteristiche che sono utili a risolvere il nostro problema, che è quello, come abbiamo visto, della pagina bianca. Una di queste caratteristiche è la possibilità di realizzare applicazioni con layout responsive e avere un sistema di routing per realizzare applicazioni one page. Tutti sappiamo che cos'è un'applicazione one page? Ok. Come abbiamo già detto, sono disponibili moltissimi, diciamo, componenti già sviluppati e pronti all'utilizzo, quindi li importate nel vostro progetto, al più modificate quello che vi serve modificare, ma cioè, potete utilizzarli, funzionano, sono testati. Un'altra cosa che vi permette di fare è un supporto buono per unit test. Quanti di voi sviluppano e utilizzano testing? Ok, siete abbastanza. Quando sviluppate componenti web è molto molto importante testarle bene, perché essendo delle componenti che in un futuro potreste prendere e portare su un nuovo progetto, se la componente è stata testata bene, diciamo, il tutto dovrebbe risultare più semplice. L'ultima cosa che ci offre è la possibilità di avere un pieno supporto per fare build veloci. Cioè io realizzo il mio codice, diciamo, con le funzionalità che mi aspetto, voglio buildarlo e testarlo, ci viene messo a disposizione un tool per farlo. Ok? Dubbi fino ad ora? Qualche... Ok. Polymer Starter Kit lo potete scaricare da questa pagina, oppure cercate su Google, lo trovate. Ce n'è in due versioni. Una con diciamo, un gestore di pacchetti, quindi lo aggiungete al vostro, diciamo, al vostro script per l'importazione di pacchetti e viene importato all'interno del vostro progetto, oppure uno, scaricate la libreria, la includete diciamo, all'interno della vostra pagina e funziona. Se avete utilizzato diciamo, gestione di pacchetti prima d'ora, vi consiglio di utilizzare quella. Ok. Chi conosce questo signore? Ok. Yeoman ci permette di fare tante cose, tra cui scaffolding di app e diciamo, la possibilità di lanciare la nostra applicazione su un web server. Nello specifico, per testare il Polymer Starter Kit, dobbiamo installare il generatore Polymer. Ok, comando npm install generator-polymer-g. Possiamo creare una nuova applicazione Polymer. Con questo comando sostanzialmente lui creerà una struttura di cartelle, importerà tutte le dipendenze, vi metterà già un'applicazione, diciamo, demo a disposizione che già gestisce molte cose, tra cui routing, ha già dei menu, diciamo, un minimo di grafica e quant'altro. Se poi io questa applicazione la voglio provare, col comando gulp serve, praticamente il codice viene impacchettato, viene creato un web server, il vostro codice viene lanciato lì e potete vedere a video, diciamo, il risultato. Ok, fatto questo, siamo arrivati al, diciamo, al momento in cui, o bene o male, anche se non abbiamo ancora creato nulla di quello che ci serve, abbiamo un'applicazione che diciamo già un sistema di routing, delle pagine, abbiamo importato tutte le librerie che possono servirci e quant'altro. Ma questo ci porta al problema 2. Noi vogliamo realizzare una to-do list, la vogliamo realizzare utilizzando componenti web, quindi con un certo stile nello sviluppo. E per fare questo, la prima cosa che dobbiamo pensare di fare la nostra app è scomporla. Idealmente, quando sviluppiamo una componente, l'idea è quella di dividere le funzionalità della nostra app il più possibile affinché una componente gestisca una ed una esclusiva funzionalità. Questo perché? Perché se un domani io voglio riutilizzare quella componente, so che ho creato una componente che gestisce il login, la prendo e lei gestirà solo il login. Ok? Chiaro questo concetto? Ok, quindi abbiamo la nostra applicazione, questo è il risultato che vogliamo ottenere,
la prima cosa da fare è iniziare a dividerla. La prima cosa che vogliamo, diciamo, fare è creare una componente che chiameremo ToDoView. Questa componente non è altro che il contenitore di tutte le altre componenti che realizzeremo. Ok? Ci serve un pochettino, diciamo un grosso scatolone in cui inseriremo all'interno tutti i piccoli componenti che andremo a creare. Sotto di questa creeremo la to-do list, che non è altro che la componente che gestirà la lista dei task da visualizzare. Ok? E ovviamente avremo un elemento che contiene il singolo task, che chiameremo to-do item. Ok, questo basterebbe per definire la nostra applicazione, ma noi vogliamo aggiungere un'altra componente che chiameremo ToDoData. Quindi non è visibile, ma è una componente che andrà a gestire i dati. Ok? Questa può essere una cosa strana, no? Cioè gestire i dati, quindi creare una componente a parte che si preoccupa di. Però anche in questo caso ipotizzate di voler cambiare la fonte dei vostri dati. Quindi voi ora prendete i dati da una determinata parte, fra una settimana volete cambiarla. Se l'inserimento e la lettura dei dati la fate all'interno delle componenti, succede che quando volete cambiare la vostra fonte dovete andare a cambiare le componenti. Ok? Invece avendo, diciamo, un componente a parte che si occupa della gestione dei dati, tutto viene demandato a lui e quindi al più riscrivo quel componente. Ok? Quindi diciamo che per realizzare la nostra applicazione abbiamo bisogno di quattro componenti. In realtà, nell'esempio che abbiamo visto prima, potevamo dividere altre cose, ok? Però al fine della presentazione va bene valutare solo queste. Ecco, ok. Guardiamo la prima componente, ToDoData. Ovviamente, come in ogni applicazione, sì, è importante tutto, ma quello che ci interessa di più sono i dati. Questo è il pezzettino di codice, diciamo uno snippet. A fine slide trovate un link dove potete scaricare la demo. Ok? Su GitHub l'ha scaricato, ci sono le istruzioni su come farla funzionare. Diciamo che su questi esempi di codice, su questi snippet, abbiamo cioè, ottenuto solo le parti importanti che trovate all'interno di diciamo, tutto il progetto, giusto per capire come funziona il tutto. Ok, questo snippet di codice, come prima cosa, inserisce un array di oggetti contenente i nostri task. In questo momento stiamo definendo in maniera statica i nostri task. Quindi avremo un task che si chiama myFirstToDo e completato false. Ok, ne avremo tanti altri, non ci interessa. L'altra cosa importante è che settiamo il binding di questa variabile a true. Sapete che cos'è il binding? Qualcuno, sapete tutti, chissà che cos'è il binding, alzi la mano. Ok. Sostanzialmente il binding ci permette di poter leggere e scrivere una variabile in più punti della nostra applicazione, comunque del nostro software, senza dover, diciamo, preoccuparci del come viene fatta questa cosa. Quindi noi possiamo definire una variabile in un determinato punto del codice e averne visibilità da un altro punto. Nel nostro caso la utilizzeremo per avere i dati in una componente e poterli leggere anche in un'altra. Ok? Per utilizzare questa componente all'interno del nostro, diciamo, della nostra pagina, possiamo utilizzare il tag HTML toDoData. Questa cosa perché? Perché abbiamo esteso l'HTML con la nostra componente. E ora abbiamo a disposizione un nuovo tag che ci permette di fare qualcosa. Nello specifico, però, andiamo a dire che noi vogliamo che quello che passiamo su todos arrivi da una variabile che chiamiamo todos. Ok? Dopo sarà chiaro il perché facciamo questa cosa. Ok, ipotizziamo una index.html generica, quindi abbiamo il nostro body. Andiamo a inserire il tag per definire, diciamo, per importare il nostro componente. Ok, a questo punto diciamo che il componente è presente. Come abbiamo visto, il componente dati non modifica nulla graficamente, quindi non vedremo nulla,
però abbiamo imbottato la struttura dati, i nostri dati statici e quant'altro. E in più, nella stessa pagina, andiamo a inserire la to-do view, che ancora non abbiamo visto, ma che vedremo fra poco. Come vedete, anche nella to-do view passo in input to-dos. Questo mi rende praticamente la variabile con i nostri task visibile all'interno diciamo, di tutti e due gli elementi. Ok? Chiaro fino a qui? Ok. Andiamo a vedere il funzionamento della nostra view. Ok, la nostra view, come abbiamo detto, è un contenitore di altri componenti. Nello specifico, lo snippet di codice che andiamo a utilizzare è questo qua. E la parte importante da guardare è questa qua. Quando andiamo a definire diciamo il template, quello che stamperà a video, diciamo che andrà a stampare il componente to-do list. In questo caso, ovviamente, i dati li abbiamo su un altro componente e quindi diciamo che si deve aspettare dei dati che chiamerà todos e che questi dati saranno un array. Sulla gestione non se ne occupa neanche lui, perché poi lui passerà questi dati alla lista che si occuperà invece di stampare. Ok? Ok, fatto questo, la nostra view, quindi il nostro contenitore, avrà bisogno di alcune azioni generiche per tutta l'applicazione. Ne guardiamo qualcuna. Ad esempio, voglio un bottone in alto a destra che ci permette di cancellare tutti i task completati. Quindi, cliccando quel bottone, voglio che i task spariscano. Voglio poter cancellare un singolo task. Ora, questa cosa è strana. Potremmo mettere, diciamo, la cancellazione all'interno del singolo elemento della lista. Ma preferiamo gestirla fuori, perché comunque qui abbiamo il binding dei dati, andiamo a individuare l'elemento da togliere, lo togliamo dall'array e diciamo abbiamo risolto. Ok? L'altra cosa che vogliamo fare, anche se si vede un po' male, è la possibilità ovviamente di inserire nuovi task. Quindi digitare il nostro task, avere un bottone che una volta premuto lo inserisce nell'array e quindi nell'elenco di elementi. Tutti questi bottoni ovviamente servono a far comunicare l'utente con la vostra applicazione. Ok? Quindi è necessario, diciamo, inserirli. Andiamo a vedere come poter, diciamo, implementare queste funzionalità. Nello specifico utilizziamo tre bottoni su cui in ognuno, diciamo, attacchiamo una funzione JavaScript che fanno quindi l'aggiunta, la cancellazione e il clear di tutti i task completati. Per comodità, guardiamo come facciamo, come realizziamo una funzione. In questo caso, guardiamo come aggiungere un nuovo task alla lista dei task presenti. Cosa che facciamo? Quando la clicchiamo sul bottone, sostanzialmente andiamo a prendere quello che è stato scritto nella label, andiamo a mettere un booleano uguale a false e lo inseriamo all'interno del nostro array di dati. Ok? Cosa importante, stiamo utilizzando booleano false perché ipotizzo che se sto inserendo un task su una to-do list è qualcosa che ancora devo completare. Nella peggiore delle ipotesi lo inserisco e lo marco cercando la checkbox. Ok, andiamo a vedere invece il funzionamento della lista. La lista, ovviamente qua c'è solito snippet di codice, diciamo, delle parti importanti di questo componente, avrà un template che viene ripetuto per ogni elemento della lista e che stampa il singolo elemento to do item, e anche in questo caso stiamo dicendo che gli array cioè che gli oggetti, diciamo, la variabile che gli viene passata è un array. Ok? Nient'altro per la lista. Per il singolo elemento utilizziamo questo pezzettino di codice. Allora, su questo mi soffermerei un attimo in più. La prima cosa da dire è che ovviamente questo è quello che deve mostrare i dati, cioè quello che ci deve scrivere che cosa fa la to-do list. Nello specifico, per fare questa cosa, utilizziamo questo tag che si chiama paper checkbox, quindi checkbox e paper input che è la linea che stamperà a video l'elemento.
diciamo la descrizione del task. Questi elementi sono elementi che io ho preso dal Polymer Starter Kit. Quindi ho cercato tra i componenti che mi forniscono supporto sul design, ho trovato questi elementi che facevano al caso mio, li ho importati all'interno del mio progetto e li sto utilizzando, senza, diciamo, aver modificato nulla. Ovviamente per ogni elemento trovate gli attributi che prende in input, come poterlo utilizzare e quant'altro. Se voglio personalizzarlo graficamente, basta che vado ad agire sul CSS. Ok? Questo ci fa vedere quanto è potente questo strumento, perché io prendendo un elemento già fatto da altri o che io stesso ho creato in precedenza, posso semplicemente importarlo all'interno del mio progetto e utilizzarlo. Ok? Un'altra differenza da guardare che in questo caso, diciamo, la variabile che contiene gli oggetti non è più un array, ma è un singolo oggetto, ok? Perché in questo caso stiamo stampando il singolo task. Ok, fatto questo, diciamo, poi abbiamo creato la nostra applicazione standard con tutte le funzionalità che ci aspettavamo. Cosa importante, posso ovviamente aggiungere un nuovo task, quindi lui lo mette nell'array con i task statico che ho scritto, posso marcarne alcuni come completati, posso cancellare quelli, diciamo, che sono stati completati, ma che cosa succede se refresco la pagina? Domanda? Mi risponde, ho degli adesivi Polymer perché... Ok, i dati ritornano alla situazione iniziale perché da nessuna parte noi abbiamo salvato qualcosa. Ok? Quindi sostanzialmente abbiamo creato un sistema statico che ci permette di visualizzarli, inserirli, marcarli, toglierli dall'elenco con i nostri dati, ma refreshando la pagina questi dati non sono stati salvati da nessuna parte, non abbiamo effettuato modifiche, diciamo, che rimarranno perché non sono stati salvati su un server o da qualche parte e quindi sostanzialmente perderò le modifiche. Per risolvere questo problema utilizziamo Firebase. Ok? Firebase è una piattaforma che ci permette di, tramite un sistema di API, salvare e leggere dati su un database NoSQL in maniera semplice, ha delle caratteristiche particolari che vediamo fra poco. Domanda, qualcuno sa, non sa che cos'è NoSQL? Ok. Per chi conosce, diciamo, salva JSON, molto simile a MongoDB. Ok, partiamo da con che cosa possiamo utilizzare Firebase. Firebase è utilizzabile con Android, iOS e JavaScript tramite un SDK, quindi diciamo molte delle piattaforme. Poi è già ben integrato con dei framework front-end come Ember, Angular, React e altri. Credo che piano piano tutti stiano scrivendo un'implementazione di Firebase per dei framework front-end. Un'altra caratteristica particolare è che si ci può accedere anche da back-end. Ok? Quindi Java, Ruby, PHP, Node, Golang. Quindi la compatibilità è abbastanza ampia. Guardiamo quali sono le diciamo, caratteristiche principali di Firebase. Diciamo, parleremo di tre caratteristiche. Il fatto che Firebase è un database real-time, il fatto che ci permette di gestire l'autenticazione degli utenti e la possibilità di hostare la nostra applicazione su un hosting che ci fornisce. Ok? Guardiamo la prima cosa, database real time. Che cosa significa? Oggi quando gli utenti aprono un'applicazione si aspettano che inviano un dato, se dall'altra parte qualcuno, diciamo, aggiunge dei dati, non so, immaginate una chat, quindi io scrivo un messaggio, se un utente dall'altra parte mi risponde, io mi aspetto che la risposta arrivi senza che io refresci la pagina. Per fare questo, Firebase utilizza un sistema molto particolare.
Quando un utente invia un dato da un client al database, è il database che si preoccupa di aggiornare gli altri client. Questo in maniera del tutto trasparente per il programmatore. Quindi non dobbiamo scrivere nulla per fare tutto ciò. Ok? È l'SDK che si occuperà di fare questo per noi. Ok, andiamo a vedere come importare Firebase in un progetto JavaScript. Ovviamente la prima cosa da fare, anche se non è scritta, è che dobbiamo andare a importare la libreria. Quindi dal sito prendiamo la libreria, la importiamo. Un'altra cosa importante è andiamo sul sito di Firebase, ci registriamo e creiamo un nuovo progetto. Il nuovo progetto creato, cioè col nuovo progetto creato, ci viene fornito un URL che sarà il nostro identificativo dell'applicazione. Ok, su quello poi ci faremo alcune cose e vediamo piano piano. Per creare una nuova istanza JavaScript Firebase, dobbiamo lanciare il metodo newFirebase della libreria che abbiamo importato e passare qui l'URL della nostra applicazione, quella che ci viene fornita quando registriamo la nostra applicazione sulla piattaforma di Firebase. La seconda cosa che voglio farvi vedere è come inviare un dato al server, quindi voglio salvare un dato. In questo caso posso utilizzare il metodo set della referenza e in questo caso passo un oggetto JSON con name uguale a Michel Murabito. Quando questo dato arriva, se non è presente viene salvato, se è già presente viene sovrascritto. Ok? Nel nostro caso non è molto utile perché noi potremmo voler reinserire più task, ok, nella nostra lista task. Per questo c'è il metodo push. Sempre della referenza, possiamo passare un oggetto JSON, in questo caso passiamo un oggetto JSON che ha le proprietà che ci interessano e nello specifico se il task è stato completato e la descrizione del nostro task. Quando viene inviato, viene aggiunto in coda agli altri, diciamo, task presenti sul database. Ok? Fino a qui è chiaro? Domande? Ok, una lì dietro. No, lo devi utilizzare col database online. Quindi tu ti interfacci al database che crei dal backend e lo utilizzi in quel modo. Più avanti vediamo anche un pochettino, ci sono due screenshot su come funziona, ad esempio, l'autenticazione e quant'altro, e magari capirai meglio il perché devi essere collegato. Uno dei motivi, banalmente, è che se non sei collegato non hai, diciamo, riscontro del real time perché il tuo dato non viene inviato a nessun altro. Ok, per prendere i dati invece utilizziamo il metodo on. Qui sul metodo on guardiamo solo nel caso in cui come primo, diciamo, valore della nostra funzione passo value, che non è diciamo una cosa statica, ma è proprio il valore da passare. Nel caso di value, Firebase registra questo come se fosse un ascoltatore del nostro database. Sostanzialmente, quando ci colleghiamo per la prima volta, vengono recuperati i dati. Se i dati sul DB vengono aggiornati, in automatico verrà rilanciata la funzione che passiamo come secondo. Ok? Nel caso specifico facciamo semplicemente un console.log del valore che ci viene tornato, quindi l'elenco dei nostri elementi. Ok? Ci sono altri modi con cui potete utilizzare questa funzione sostituendo value. Potete ad esempio dire li voglio solo nel caso in cui vengono aggiornati e non quando accedo la prima volta, oppure viceversa, solo la prima volta e non quando vengono aggiornati online. Può essere utile per alcune situazioni. Ok, torniamo a Polymer. Avevamo scritto dei dati statici. Cos'è che vogliamo fare a questo punto? È sostituire i dati statici con i nostri dati dinamici. La prima cosa da fare, ovviamente, è rimuovere tutti i dati di questa parte. E quindi diciamo che quel pezzettone di codice si riduce a questo. Non ci scordiamo
di mantenere comunque il binding della variabile true, perché altrimenti sì, importiamo i dati all'interno di questa componente, ma escludiamo la visibilità al di fuori. All'interno del template aggiungiamo un nuovo tag HTML, Firebase Collection, che non è altro che un elemento preso dal Polymer Starter Kit. Quindi sul Polymer Starter Kit ho trovato un elemento che mi permette di importare i miei dati da Firebase alla mia applicazione Polymer. Nello specifico prende in input una user location, che è la location diciamo, della nostra istanza di Firebase, e indichiamo su quale variabile vogliamo andare a mettere i dati che ci vengono tornati. Ok? Quindi noi semplicemente scrivendo quella riga ci siamo interfacciati con il nostro database Firebase. Ovviamente, anche in questo caso, voglio farvi notare, manteniamo il binding diciamo, delle variabili a true. A questo punto, tornando alla nostra index, possiamo sostituire e aggiungere la nostra location Firebase. Ok? Facendo così siamo stati in grado di collegarci alla nostra istanza Firebase, prendere i dati e importarli all'interno della nostra componente ToDoData. Ok? Dubbi? Ok. Un'altra funzionalità importante di cui vi voglio parlare. Firebase, ovviamente, funziona su vari tipi di dispositivi, tra cui mobile. Abbiamo la possibilità, cioè lui in automatico, va in caso di connessione assente a salvare i dati sul dispositivo. Ok? Questo perché oggi, magari sono col telefono in giro, la connessione non va bene, invio un dato e mi aspetto che dopo l'invio a qualcuno questo dato arrivi. Ok? Se utilizzasse tecnologia, diciamo, classica, dovrei fare il check degli errori, vedere se è successo qualcosa, se è successo qualcosa notificarlo e occuparmi io di salvare il dato per l'utente e successivamente andarlo ad inviare. Invece Firebase, in caso di connessione assente, salva il dato. Quando la connessione viene ripristinata, è lui che si occupa di inviare il dato al server. Il server lo riceve, lo mergia assieme agli altri dati che nel frattempo possono essere arrivati da altri client ed eventualmente aggiorna anche il client. Ok? Chiaro questo sistema? Ok, andiamo a vedere autenticazione utente. Ovviamente la nostra to-do list è un'applicazione su cui mi aspetto di inserire i miei task. Per farlo, ovviamente devo autenticarmi, dire alla mia applicazione che sono io, vengono tornati i miei task e posso aggiungerne, rimuovere e quant'altro. Firebase si occupa per noi di gestire l'autenticazione, diciamo, utente. Quindi noi non dobbiamo scrivere nulla per poter autenticare i nostri utenti all'interno della piattaforma. Allora, la prima cosa che voglio farvi vedere è, una volta registrata la nostra applicazione Firebase, ho a disposizione un backend su cui trovo varie opzioni. Una di queste sono ruoli e, diciamo, permessi, diciamo, sui dati della nostra applicazione. Quando creiamo una nuova applicazione Firebase, tutti gli utenti che si collegano alla nostra istanza possono leggere e scrivere qualsiasi cosa. Quindi ipotizziamo di collegarci lasciando i permessi a qua, così io leggerò i task che tutti hanno inserito, potrò modificarli, cancellarli e quant'altro. Ovviamente non voglio che succeda questo. Per fare, diciamo, questa modifica possiamo aggiungere delle regole. Ok? Ovviamente possiamo aggiungere qualsiasi tipo di regola. Nel caso specifico, io voglio che solo chi ha creato il task lo possa modificare o cancellare e quando inserisco un task voglio che venga inserito nell'elenco di elementi di quel determinato utente. Ok? Per fare questa cosa, diciamo, aggiungo una regola.
Cosa importante? Nella regola, la prima cosa che tengo in considerazione è l'ID dell'utente, quindi l'ID dell'utente che ha creato l'elemento. Ok, in questo caso, ogni volta che un utente crea un elemento, Firebase assegna a quell'utente un ID. Ok? Univoco che gestisce Firebase. Qua sotto vado a dire che per leggere l'ID dell'utente autenticato su quel momento deve essere uguale all'ID dell'utente che ha creato l'elemento. È la stessa cosa per scrivere. Ok? Questa cosa ci permette di gestire dei permessi. Ok, fin qui? Domande? Andiamo a vedere come poter gestire l'autenticazione dal nostro client. Ok, utilizzo il metodo outwith o outpopup della referenza passando in input con che provider voglio effettuare il login. Nel caso specifico stiamo utilizzando Google, ma Firebase supporta varie tipologie di login. Nello specifico possiamo logare con Facebook, Twitter, GitHub, anche email e password. Oppure anonimamente, quindi possiamo anche risparmiarci di scrivere parte del codice. Quando un utente viene loggato, vogliamo che i suoi dati vengano inseriti su una variabile che chiameremo userRef. Ok? Anche in questo caso abbiamo necessità, diciamo, di creare un'interfaccia utente per permettere, diciamo, di effettuare il login. Nel caso specifico, anche questa volta il Polymer Starter Kit ci mette a disposizione un elemento già pronto e utile per, diciamo, per lo scopo. Allora, cosa prende in input? La location della nostra istanza. Con che provider vogliamo effettuare il login e dove andare a inserire i dati dell'utente. Ok? Poi abbiamo aggiunto un ID semplicemente per graficare il tutto. Chiaro? Ok. Altra cosa che voglio fare. Voglio far sì che quando un utente apra la nostra applicazione, trovi di default una dialog che gli dica di effettuare il login. Ok? Quindi, se è la prima volta che accedo, mi spunta fai il login. E il bottone col sign in, in questo caso Google. Per fare questa cosa, ovviamente, dobbiamo utilizzare un pezzettino di codice. Ancora una volta, Polymer Starter Kit è elemento già predisposto per stampare delle dialog. In questo caso paper dialog. Quindi come vedete, cioè, c'è molta roba già utilizzabile. L'unica cosa particolare che ho fatto in questo, cioè in questo pezzo di codice è quello di dire il momento in cui voglio aprire la dialog. Nello specifico se non è presente nulla all'interno di user. Ok? Quindi se l'utente non ha mai loggato, cioè, quindi non ha una, diciamo, non ha fatto login precedentemente. E se magari è la prima volta che c'è la nostra applicazione, la dialog deve essere aperta. Ok? E qui arriviamo diciamo, all'ultimo punto su Firebase, l'hosting. Firebase, come abbiamo detto, è un database su cui possiamo andare a inserire e leggere dati. Ma alcune volte abbiamo la necessità di ostare la nostra applicazione, quindi il nostro HTML, il CSS, il JavaScript, da qualche parte. Firebase ci mette a disposizione un hosting che possiamo utilizzare. Ok? Cosa importante? Ci mettono a disposizione lo spazio, ci danno un URL loro che possiamo utilizzare. Se vogliamo utilizzare un nostro dominio personalizzato, lo possiamo fare. Trovate tutte le istruzioni online. L'unica cosa è che ovviamente dobbiamo, diciamo, rispettare alcune norme di sicurezza. Andiamo a vedere come fare l'upload, diciamo, della nostra applicazione online.
Allora, la prima cosa che possiamo fare all'interno del nostro progetto è andare a installare Firebase Tools. Praticamente non sono altro che una serie di strumenti che ci permettono di agevolare la nostra operazione di deploy dell'applicazione. Lo facciamo tramite npm con gestore di pacchetti. Inizializziamo un nuovo progetto Firebase. Ok, ci viene chiesto l'URL della nostra istanza. Probabilmente ci viene chiesto di loggare se già non lo siamo. E a quel punto possiamo fare Firebase deploy. Il nostro progetto viene impacchettato, viene inviato al server e a questo punto sarà hostato su nomeprogetto.firebase.io.com. Ok? Ovviamente utilizzando il loro, diciamo, server, non siamo noi che ci dobbiamo andare a preoccupare di tutta una serie di problematiche sulla gestione, la configurazione e quant'altro. Ok? Ok, ricapitolando. Intanto, chiaro? Dubbi? Ok. Abbiamo visto Polymer. Ok? Ci permette di realizzare web components. Da maggio è uscita la versione 1.0, quindi lo possiamo utilizzare anche su progetti in produzione. Diciamo, ha una buona compatibilità. Per i browser su cui non è compatibile per alcune cose esistono i polyfill per aggiungere funzionalità e renderlo compatibile. Abbiamo visto il Polymer Starter Kit, che contiene una serie di elementi utili per iniziare un progetto, quindi elementi già scritti, testati e funzionanti. Vi garantisco che ci sono veramente molti elementi. Trovate elementi grafici, trovate elementi per gestire chiamate asincrone, addirittura ci sono elementi utili per componenti che hanno a che fare con e-commerce, quindi ne so, dei form già predisposti per l'inserimento di carte di credito. Abbiamo visto che ci sono un sacco di elementi già pronti per utilizzare Firebase, gestire l'autenticazione, gestire l'import dei dati. Abbiamo visto che graficamente abbiamo altri elementi come le dialog, i bottoni, le checkbox, quindi qui trovate un bel po' di roba. E alla fine abbiamo visto Firebase, che è un database real-time, che ci permette di salvare, quindi leggere e scrivere i dati all'interno di un web server senza dover scrivere codice. Una cosa importante su Firebase. Intanto domande? In che senso? Puoi decidere se riaggiornare tutti i dati oppure prendere solo quelli nuovi. Quando facciamo il metodo on, dove abbiamo messo value, puoi dare altre opzioni che ti permettono di fare altro sostanzialmente. Ok, in genere se un dispositivo è online, penso venga, diciamo, valutato il timestamp. Però questa è una cosa da vedere. In realtà non mi ero posto il problema. Cioè, ovviamente dipende dall'applicazione che fai. Se c'è dell'interazione su uno stesso elemento, allora si sì, può avere dei conflitti. Probabilmente viene utilizzata la versione più aggiornata delle due. Credo che comunque è una cosa che puoi gestire. Da questo punto di vista, una cosa su Firebase importante è che, come avete visto, noi non abbiamo scritto una riga di backend, ok? Quindi non abbiamo scritto codice, non abbiamo scritto nulla. Però avevamo visto nella slide precedente che è possibile interfacciarlo con dei, diciamo, dei linguaggi lato server. Quindi su Firebase noi possiamo creare degli hook che si interfacciano al nostro server per elaborare i dati. Perché alcune volte è chiaro che possiamo avere la necessità di dover inserire un dato, però poi quello che vogliamo in realtà salvare non è il dato grezzo, ma manipolarlo. Ok? Magari vorremmo fare un controllo se all'interno del messaggio della chat è presente una parolaccia. Ok?
possiamo aggiungere un hook da Firebase al nostro server che fa il controllo ed eventualmente cancella il messaggio, per dirne una. Potrebbe rimuovere la parola e quant'altro. Ok? Risorse di questa presentazione. Allora, prima cosa, c'è il sito di Firebase su cui trovate ovviamente tutta la documentazione. Ci sono dei tutorial live, quindi potete fare il tutorial passo passo, vi spiego come funziona, diciamo, il tutto. Il sito di Polymer, su cui trovate ovviamente Polymer e la rispettiva documentazione. C'è un link anche al Polymer Starter Kit. Un'altra cosa che vi suggerisco sono i Polycast per ciò che riguarda Polymer. Su YouTube sono dei video realizzati da un mio collega che parla e diciamo, spiega alcune funzionalità di Polymer. Inoltre il link alla demo. Quindi andando su quel link trovate il codice completo di tutta l'applicazione. Basta che create un'istanza di Firebase e modificate il file di configurazione. Potete utilizzarla e provarla. Lascio un secondo, vedo qualcuno sta facendo delle foto. Dimmi. Ok, sono due cose diverse. Partiamo da questo. Angular è un framework pensato per realizzare applicazioni web. Quindi tu con Angular realizzi un'applicazione. Con Firebase realizzi componenti. Ok, quindi diciamo, tendenzialmente sono con Polymer realizzi componenti. Quindi diciamo, nascono e servono per cose diverse. Ok? Ok, chiaramente sì, importi la libreria e lo utilizzi, ma anche lì forse ha diciamo, poco senso creare. Cioè aggiungere un framework e una libreria. Ok? Quindi utilizzare diciamo Angular e Polymer contemporaneamente. L'idea è quella che se tu stai utilizzando Polymer, lo fai perché hai già delle componenti sviluppate. Ad esempio, hai necessità di prototipizzare velocemente un'applicazione. Hai già tutte le componenti che ti servono: il login, la gestione di una lista, la gestione di un singolo task. Fatte magari su progetti diversi, hai queste singole componenti, le prendi dai vari progetti, le metti assieme e crei l'applicazione. Cioè, quindi questo è il punto di forza, il fatto di poter utilizzare, cioè di poter creare un pezzo di, diciamo, applicazione assolutamente slegato da tutto il resto. Così come abbiamo visto, tipo, se io voglio utilizzare le dialog, quindi prese dal Polymer Starter Kit, non devo fare altro che importare il Polymer Starter Kit, utilizzare il tag, funzionano. Poi magari ho necessità di personalizzarle graficamente e quant'altro, ma quello scrivo il CSS e lo faccio. Ok? Da questo punto di vista, abbinato a Firebase, sostanzialmente in base al tipo di applicazione che vogliamo realizzare, possiamo scrivere veramente poco. Ok, altre due risorse che volevo lasciarvi sono il blog Developers Italia. È la pagina su Google Plus. Qui praticamente quotidianamente scriviamo notizie per gli sviluppatori sul mondo Google. Ok? Trovate anche alcune cose su Polymer e Firebase. Vi prego inoltre di lasciare un feedback a questa presentazione, se volete. Trovate, cioè, lo short URL o il QR code. Indicate in maniera sincera se avreste preferito parlare di qualcosa più a lungo, se avreste, cioè, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto e quant'altro. Nel frattempo che qualcuno riempie il feedback, se avete altre domande, ditemi. Allora, no, però l'idea è questa, che tu puoi collegare Firebase a un tuo backend e il tuo backend può essere collegato a quello che vuoi. Allora, diciamo, il tuo client si collega a Firebase tramite API, sostanzialmente. Quindi tu hai un client che ti permette di accedere e quindi leggere e scrivere dati. Se
Firebase è, diciamo, un sistema chiuso, quindi tu tramite API salvi il dato oppure lo leggi, puoi aggiungere, nel caso di salvataggio dei dati, ad esempio, un hook al tuo server, e il hook al tuo server, ad esempio, potrebbe salvare quel dato su un altro database. Ok? Altre domande? Sì? Che io non so dirti, non so la risposta. Posso chiedere se eventualmente so qualcosa, ti rispondo. Ragazzi, scusate. Ok. Se voglio realizzare un'applicazione e sono sicuro che le funzionalità che sto per scrivere non mi serviranno mai più, ovviamente utilizzo, potrei decidere di utilizzare Angular. Se voglio rendere tutto ciò che scrivo riutilizzabile, utilizzo Polymer. Diciamo che questo può essere un buon metodo per decidere che cosa utilizzare. Sì, uguali. Nessuna differenza. Ok, per il CSS. Ok. Ragazzi, per piacere. Diciamo che abbiamo ancora un paio di minuti, quindi possiamo vedere qua. Allora, per il CSS, noi quando realizziamo una componente, all'interno di un unico file andiamo a inserire, ad esempio, HTML e script. Possiamo inserire anche, ovviamente, CSS. E se vuoi fare delle modifiche, trovi le classi CSS che vengono utilizzati sugli elementi e puoi ovviamente fare l'override. Esatto. Sì, esatto. Cioè, se scrivi il CSS qua non va a influire ad altro. Vabbè, facciamo così, chi ha altre domande, ci vediamo fuori e ne parliamo. Ce n'era una là dietro. Grazie.